rassegnazione, quantomeno la presenza indicativa di uno stato di rassegnazione di questo territorio di fronte a un tema che in qualche misura coinvolgono tutte le famiglie della Locride. E la Locride, rispetto al tema della sanità, probabilmente la Cenerentola della Regione Calabria, cioè la situazione della Regione Calabria è un po' drammatica dappertutto, perché è una coperta corta che dovunque la si tiri, cioè se si tira da un lato si scoperta dall'altro, ed è una situazione che stiamo vivendo da anni. Ma nella Locride la situazione è ancora più drammatica, perché è una situazione che non ha le risposte minime proprio per quanto riguarda l'esigenza di sanità e salute in questo territorio. Noi abbiamo avuto questo incontro dopo aver avuto nei giorni scorsi un incontro con il commissario, il subcommissario regionale alla sanità Esposito, al quale abbiamo sottoposto una serie di temi, e diciamo che da quell'incontro ne siamo usciti piuttosto in maniera deludente. Cioè abbiamo incontrato una grande disponibilità a fare, ma poi in maniera quasi disarmante ha confessato che loro non riescono a far decollare neanche le cose che decidono di mettere in campo. Noi abbiamo posto al commissario Esposito la questione della Casa della Salute di Siderno, che tutti conoscete, una storia che viene da lontano, da anni, ma che riguarda un piccolo segmento di un tema più grande, quello dell'edilizia sanitaria nella Regione Calabria, perché probabilmente molti di voi lo sanno, ma molti non lo sanno. La Regione Calabria nel 2012, quando decide, nel 2010, quando decide di chiudere 18 ospedali, nel ricostruire il sistema sanitario calabrese puntando sulla medicina territoriale, mette a disposizione dell'edilizia sanitaria una somma di quasi 1,5 miliardi di euro. Cioè stiamo parlando di 1,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi di euro che oggi, nel 2023, un centesimo di quelle somme non è stato speso. C'erano 10.9.760.000 destinati alla Casa della Salute di Siderno, e ancora oggi siamo là nell'iter delle procedure di progettazione su come farla, non farla, eccetera, eccetera. E su questo praticamente la situazione è questa: dopo tutte le pressioni che abbiamo fatto con le manifestazioni davanti all'ospedale, si è riusciti a mettere in moto questa pratica. C'è voluto un anno per selezionare i progettisti, quelli che dovevano ridisegnare quella struttura per farla diventare una casa della salute, che significa un poliambulatorio con una serie di servizi dove i cittadini, invece di peregrinare, andare in giro a vedere come diagnosticare e curarsi, dovevano entrare da un cancello e uscire da una porta con una diagnosi o con un indirizzo dove poter andare a curarsi, perché qua da noi la situazione è che tutto converge verso l'ospedale, un ospedale che in questi 10 anni, via via, piano piano, poi Bruna ci spiegherà meglio tutto l'iter dell'ospedale di Locri, come è arrivato ad essere anche un posto dove la gente evita di andarci, no? Perché mancano strutture, mancano strumenti, mancano personale, è una struttura decadente. Eppure qua, per quanto riguarda l'edilizia sanitaria, nel 2008 addirittura erano stati messi a disposizione dell'ospedale di Locri 14 milioni di lire per ristrutturare no, i 14 milioni erano quelli vecchi che ancora ci sarebbero depositati da qualche parte. Poi, pochi mesi fa, il Presidente della Regione aveva annunciato un accordo con Invitalia attraverso un finanziamento dell'INPS per intervenire con 44 milioni, 33 milioni su un altro ospedale di Locri, per poi a settembre ritirarli, dire che non era conveniente perché avremmo dovuto restituirli all'INPS e questo significava interessi, spese. Però se tu pensi che non li usi perché devi restituire gli interessi all'INPS, non li usi e basta. Invece sono stati solo spostati verso Cosenza l'INAIL, l'INAIL, non l'INPS, scusate. E li ha spostati verso Cosenza, verso la città metropolitana di Reggio Calabria, e li hanno sottratti a Locri, a Melito, a Polistena, eccetera. Ora, il punto qual è? Il punto è che noi, dopo una serie di iniziative e di mobilitazioni,
quello che vediamo è che in questo territorio non si fa nessun passo avanti, piuttosto passi indietro. Ora abbiamo in questi giorni l'allarme che se ne va il cardiologo che era addetto al controllo dei pacemaker, che se non viene sostituito praticamente i cittadini della Locride devono rivolgersi verso strutture, se gli va bene con Istria, se gli va meno bene Reggio Calabria, se no Catanzaro, se no pure con le regione. Cioè il problema è che noi abbiamo servizi che via via si vanno smantellando ma che non vengono sostituiti, come pure l'ambulatorio che ci sono in questo piccolo nucleo della Casa della Salute di Siderno. Noi abbiamo posto un anno e mezzo fa il tema, perché là c'è uno Torino che però non ha strumenti per visitare, c'è un oculista che però non ha strumenti per visitare. In un incontro specifico con il commissario dell'epoca, che era Scarfini, c'era stato promesso che nel giro di 2 o 3 mesi li avrebbe forniti di strumentazione, perché noi gli abbiamo detto: se questi professionisti che sono pagati non hanno gli strumenti per lavorare, è meglio cancellare i servizi, perché la gente aspetta 3-4 mesi per una visita, poi arriva là e gli si dice: non ti posso visitare perché non ho strumenti per visitare, e gli fai solo perdere tempo ai cittadini che poi si ritrovano senza alcun tipo di riscontro. E è passato un anno e mezzo e non sono arrivati, e non è arrivato nulla, no. Cioè le promesse ci sono, i fatti mancano. Ora è chiaro che se noi vogliamo far diventare questa questione una questione seria, serve un cambio di passo e serve reagire con forza. Perché guardate, per esempio, nel territorio di Cariati, perché questo problema della sanità, così come nella Locride, c'è un po' in tutti i distretti della Calabria, ci sono realtà che sono riusciti ad ottenere dei piccoli risultati, ma perché ci sono state forti mobilitazioni che hanno coinvolto la comunità. Cioè, io capisco che a Cariati il primo pronto soccorso era a 80 km di distanza, allora i cittadini hanno avuto una reazione più forte, e però sono riusciti a far rientrare l'ospedale di Cariati nel circuito degli ospedali calabresi, a farlo rientrare. E a San Giovanni in Fiore, che è un paese montano, stanno ottenendo una serie di piccoli riscontri e di risultati. Noi no, nella piana, cioè quando c'è qualcosa che va a sottrarre un servizio, io ho partecipato a delle loro iniziative, e là noi abbiamo incontrato decine di sindaci presenti con la popolazione, manifestazioni di migliaia e migliaia di persone. Il giorno dopo arriva qualche risposta, è vero, togli il pronto soccorso a Gioia Tauro, c'è la mobilitazione, lo rimettono a Gioia Tauro, ma chiudono Oppido Mamertina, però si chiude Palmi. Cioè, voglio dire, è sempre una coperta che da dovunque la si tiri non va. Ora, però questa coperta, ripeto, ha a disposizione 1,5 miliardi di euro che non vogliono essere spesi, cioè non intendono spenderli, perché quello che abbiamo posto in più occasioni al Presidente della Regione Calabria è stato il fatto che se vuoi essere credibile quando dici che vuoi mettere, cioè scommetti tutto sulla sanità, la prima cosa da fare è rimuovere quei funzionari che da anni gestiscono queste pratiche e li tengono nei cassetti. Perché il punto è questo. Ora, su Siderno noi abbiamo scoperto l'altro giorno che in un incontro che abbiamo fatto nel mese di marzo proprio qua nella Casa della Salute con i tecnici dell'ASP, i progettisti, quelli che hanno vinto la gara, c'era la sindaca di Siderno che ci aveva formalmente fatto partecipare perché quelli dell'ASP non ci volevano. In quell'occasione i tecnici progettisti dicono: guardate che questi 9.760.000 non sono sufficienti per poter chiudere i lavori di ristrutturazione, perché quella struttura va rimodulata, perché ci vanno messi degli ambulatori, i medici di medicina generale, dei laboratori di analisi, cioè, e c'è tutto un piano. Poi su questo, cioè, ci saranno Franco che dirà meglio per come funzionano i servizi in questo territorio. C'era tutto un piano e bisogna rimodulare la struttura. Nel mese di luglio i tecnici mandano una lettera all'ASP dicendo: diteci su quanti soldi possiamo fare affidamento per poter chiudere il progetto, no? Ebbene, noi abbiamo scoperto l'altro giorno, siccome la risposta la deve dare l'ASP, però dietro parere della Regione Calabria, no? Dal mese di luglio a gennaio del 2023 ancora l'ASP di Reggio Calabria non ha inoltrato la richiesta alla Regione per sapere come devono muoversi. Cioè,
è rimasta, cioè, una lettera che aveva bisogno di una risposta immediata è rimasta nel cassetto per ben 7 mesi. Cioè, questo è quello che ci ha detto il commissario regionale alla sanità, cioè, non è una voce di corridoio. Ora, il punto è, noi siamo in un territorio fragile, cioè con molta parte della popolazione anziana, con un bisogno di servizi sanitari, diciamo, importante, e che però anche tanta parte di popolazione non è nelle condizioni di accedere né ai servizi privati e né è in grado di spostarsi. E secondo me in questo, diciamo, tempo di mancati servizi, tanta gente muore in silenzio, anche perché chi ha difficoltà economiche in genere tende a vergognarsi e neanche lo dice, e non diagnostica la malattia, non accerta il livello del problema che potrebbe essere preso per tempo e affrontato, e muore in silenzio. E io penso che una società che arrivi a questo è una società che ha perso il senso della civiltà. Cioè, noi non ci possiamo permettere di vivere in un territorio dove il diritto alla salute sancito dalla Costituzione è totalmente, quasi totalmente negato, perché anche quei pochi professionisti che operano nelle nostre poche strutture sono in qualche modo demotivati per la mancanza di condizioni ambientali, strumentazione, personale di supporto, perché noi vediamo pure quando si chiama un'ambulanza i tempi che ci vogliono perché arrivi, cioè è una situazione drammatica. Ecco, su questo noi dovremmo interrogarci. Io spero che alla fine di questa, diciamo, discussione vengano fuori delle proposte che possono portare a dei, diciamo, eventi clamorosi, perché se non ci saranno eventi clamorosi noi questa situazione non la smuoviamo. Dopodiché, voglio dirlo e chiudo e poi passerò la parola a Franco Mammì, cioè io voglio esprimere la mia indignazione verso il comitato o la comunità dei sindaci di questo territorio, la voglio esprimere perché non vedere i primi cittadini presenti, no, nella rivendicazione di questo diritto, consentitemi, è una vergogna. È una vergogna. Perché non è possibile che loro poi, tra l'altro, sono i terminali di una serie di esigenze, perché tanti cittadini che stanno male, il primo a cui vanno a bussare è il sindaco, no? E però noi abbiamo riscontrato in questi anni l'assenza dei sindaci, a parte qualcuno che ha usato la sanità per farsi la carriera politica. E sul tema della sanità non ci dovrebbero essere né speculazioni né appartenenze politiche. È un diritto che non ha colore politico, è un diritto che attiene alla dignità dell'uomo, e noi questa dovremmo mettere al centro del nostro impegno, e noi per quanto ci riguarda ce la mettiamo tutta. Proprio per dire che la sanità è un diritto che vorremmo che sia riconosciuto anche in questo territorio, che paga anche un altro prezzo, quello economico, perché tanta gente non viene nella bella Locride, nella riviera di Gelsomini a fare le vacanze, anche per la paura che se sta male non sa dove andare a curarsi. Io qua mi fermo, e siccome noi abbiamo indetto questa cosa sulla base di una bella elaborazione che aveva Franco Mammì, a Franco Mammì passo la parola. Grazie e buongiorno. Buongiorno a tutti. Sasà ha già esposto il motivo per cui oggi siamo qua. A quello che lui ha detto io vorrei aggiungere che questo incontro di oggi vuole essere, almeno così, il comitato Casa della Salute di Siderno, il comitato per l'ospedale di Locri, che poi parleranno, il Corsecom. L'incontro di oggi vuole essere l'inizio di un nuovo percorso, avendo preso consapevolezza, piena consapevolezza, che purtroppo, nonostante ci siano stati
tanti impegni da parte di singoli comitati, di singoli gruppi, di singoli sindaci. Nonostante tutto questo, la sanità nella Locride continua ad avere troppe criticità. Noi non è che vogliamo una sanità particolare, noi vogliamo quella sanità normale che dovrebbero avere tutti i territori essenziali di assistenza. Cosa che è documentata, ci sono gli atti che ogni volta che si va a Roma al tavolo adduce, che è quello che monitorizza il piano di rientro, perché noi siamo in piano di rientro, siamo commissariati, questi livelli essenziali di assistenza per la Calabria non raggiungono il minimo indispensabile. E se noi andiamo a vedere che si comincia a parlare sempre con maggiore forza anche di regionalizzazione spinta della sanità, no? Oppure si comincia a parlare di assicurazioni sanitarie, a me viene, guardate, questo fa molto paura, perché sono segnali che potrebbero portare i nostri territori in situazioni ancora più drammatiche di quella attuale. E allora questo dovrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso. Questo percorso noi vorremmo che fosse fatto assieme, intanto, prima di tutto, con i cittadini, no? E quindi ecco perché oggi sono stati invitati alcuni gruppi che sono attivi sul territorio, in rappresentanza, diciamo, della cittadinanza. Però è chiaro che volevamo anche sentire da parte di questi gruppi cosa ne pensano, qual è la strategia migliore per affrontare questo problema, se è condiviso. Se la situazione sanitaria è condivisa, di una situazione critica che permane così da tanto tempo e che riguarda le strutture edilizie, avete sentito, sono anni che noi ribadiamo questi problemi, e la situazione del personale, la situazione delle attrezzature, i servizi territoriali. Quindi noi vorremmo che questo territorio, in questo territorio si potesse fare un discorso complessivo di quella che dovrebbe essere la sanità della Locride, no? Sanità ospedaliera e sanità territoriale. Però dobbiamo farla con qualcuno che ci ascolta, perché altrimenti non riusciamo a, diciamo, trasferire quelli che sono i veri bisogni dei cittadini, dei vari comuni. Noi abbiamo una realtà molto variegata, non è che c'è solo le cittadine, Locri, Siderno, Roccella, ma c'è tutto l'interno. Quindi il discorso è più serio, è molto complesso, e quindi meriterebbe veramente che si facessero dei tavoli di lavoro dove, accanto alla rappresentanza dei cittadini, ci fossero prima di tutto i sindaci. Oggi volutamente non sono stati invitati i sindaci, perché volevamo incontrare prima la cittadinanza. I sindaci si aspettava che riuscissero ad eleggere un loro rappresentante per il comitato e per l'assemblea, e questo ancora non è avvenuto. Però è chiaro che il nostro percorso prevede che ci sia un forte coinvolgimento dei sindaci, senza dei quali noi non andiamo da nessuna parte, ovviamente. E a salire, questo coinvolgimento dovrebbe, diciamo, essere di questo percorso, dovrebbero far parte tutte le rappresentanze politiche a livello provinciale, a livello regionale, città metropolitana. Io credo che il problema della sanità, è vero, è complesso, non è semplice. Ci sono incrostazioni che sono state ereditate. 12 anni di commissariamento
hanno veramente azzerato quello che di buono questo territorio è riuscito ad esprimere. E quindi è chiaro che noi non possiamo pensare che nello spazio di uno o due anni risolviamo tutti i problemi, però quantomeno dare, diciamo, l'avvio di un nuovo percorso, avendo chiaro quello che vogliamo, diciamo, qual è l'obiettivo. L'ospedale di Lopri, quale risposte deve dare? A che livello la qualità dell'assistenza deve essere garantita? Perché se noi ci chiariamo che cosa è, noi abbiamo detto sempre, l'ospedale di Lopri è un ospedale sporco, sulla carta è un ospedale sporco, ma di fatto non lo è. E allora quindi qual è il livello che noi possiamo garantire con questa struttura ospedaliera? E poi c'è un discorso enorme, perché l'ospedale come unico punto di riferimento dell'assistenza sanitaria della Lopri non può andare bene. L'ospedale deve dare delle risposte a problematiche più complesse. Le risposte a problematiche più semplici, che sono, guardate, il 90% di quello che arriva al pronto soccorso, dovrebbero essere date sul territorio. E noi ora abbiamo una grande opportunità, quella di costruire questi servizi territoriali. Però, diciamo, vedere con chi ci possiamo confrontare per decidere assieme, poi le scelte ovviamente li farà la politica, ma quantomeno portare le istanze del territorio, secondo me questo va fatto. E quindi questo primo oggi incontro vuole essere proprio l'inizio di questo percorso, dove ci sarà, almeno io spero al più presto, un'altra riunione con i rappresentanti, con i sindaci che cercano, questo lo possiamo decidere assieme, quello che vogliamo fare. Però un cambio di passo serve. Serve perché altrimenti noi restiamo impantanati in una situazione che non si smuove da sola. Non si smuove da sola anche perché, e questo lo dico dentro di me, però è la verità, ci sono interessi a lasciare la situazione così com'è. E questi interessi sono in gran parte legati al fatto che la regione Calabria e i nostri territori devono essere sempre colonie dove dalle regioni del centro, del nord, si venga a sottrarre risorse. Io mi vorrei fermare proprio per dare spazio anche, però vorrei dirvi un fatto che a me dà enorme fastidio. È stato fatto un decreto Calabria del 2019 che dà la possibilità alle regioni in piano di rientro come la Calabria, si chiama proprio decreto, perché questo mi dà fastidio? Perché si chiama decreto Calabria. Il decreto Calabria prevedeva che le regioni e le aziende sanitarie potevano assumere gli specializzanti delle scuole di specializzazione dal terzo anno in poi, presso li potevano assumere all'interno degli ospedali e delle aziende sanitarie. E chi sono questi specializzanti? Questi specializzanti sono i nostri ragazzi che molto spesso per andare a formarsi vanno fuori in altre regioni. E allora questi stessi specializzanti, questi stessi ragazzi hanno incontrato il governatore Occhiuto manifestando proprio questo loro desiderio. Dice: ma se c'è bisogno di personale, se c'è bisogno di medici in Calabria, noi specializzanti non potremmo essere assunti per dare una mano d'aiuto alla nostra regione. Il governatore, il contesto era quando è stato annunciato l'arrivo dei medici cubani ad agosto del 2022. In quel contesto questi specializzanti incontrano il governatore e il governatore ritiene questa proposta degli specializzanti una risposta intelligente.
Queste tra virgolette, perché sono proprio le parole del... E siccome era già partita la procedura per i medici cubani, viene fatta una procedura per andare a vedere, una procedura unica con la quale si chiedeva se c'era interesse da parte degli specializzandi di tutta Italia a ritornare a lavorare in Calabria. Con questo decreto Calabria, quindi con questa procedura, la quale prevede che questi specializzandi dal terzo anno in poi possono essere assunti a tempo determinato con un accordo con le università, e finita la specializzazione, questa assunzione a tempo determinato diventi a tempo indeterminato. Quindi questi ragazzi potrebbero lavorare 2-3 anni a tempo determinato e poi vedere il loro contratto trasformato a tempo indeterminato. Quello che a me dà fastidio è che con questo decreto Calabria il Veneto ha assunto 1.050 specializzanti. L'Emilia Romagna ne ha assunto 1.100. 1.000 li ha assunti la Lombardia, col decreto Calabria. La Calabria ne ha assunti 10. Ora io dico, noi abbiamo uno strumento legislativo fatto ad hoc, che si chiama decreto Calabria, e questo riguarda le assunzioni di personale, cioè il problema più grave che abbiamo, per non parlare dei soldi che la Corte dei Conti ha detto che non sono stati spesi, che sono stati dati per il Covid e che non sono stati spesi, che sono rimasti lì. Ma questo del personale, con un decreto specifico, a me sembra veramente una assurdità. Questi ragazzi, i nostri ragazzi, avrebbero potuto, gli ultimi 2-3 anni di specializzazione, avrebbero potuto farle lavorando nei nostri ospedali, pagati, e avere poi anche la speranza di vedere questo contratto trasformato a tempo indeterminato. Una soluzione strutturale, non una situazione tampone. Non voglio dire che i cubani ci creeranno dei problemi, ma non è la soluzione, e l'ha detto anche il governatore, il commissario, non è la soluzione, è una soluzione tampone, non può essere una soluzione strutturale. Ma noi abbiamo i nostri ragazzi che si stanno specializzando fuori e che potrebbero, e sapete quanto hanno risposto a questo avviso di interesse? Dice, non ce ne sono. Hanno risposto 370. Ci sono state 370 ragazzi specializzanti che hanno risposto a questo bando. Bando di interesse. Ma il bando di interesse non può, non poteva, perché la legge non prevede. Se tu fai il bando di interesse, tu devi fare un concorso in maniera tale che le persone con le regole possano partecipare. Si fanno la graduatoria per gli specializzanti, la graduatoria per quelli che sono già specialisti, e si può da lì attingere, ma devi fare un concorso. Non puoi fare un bando di interesse. E che fine ha fatto questo bando di interesse? Questa è una cosa che a me farebbe piacere che qualcuno me lo spiegasse. Queste 370 domande dei ragazzi che sono fuori e che hanno chiesto di poter rientrare a lavorare in Calabria, ma qualcuno ha dato una risposta a questi ragazzi? Ecco, questo è secondo me emblematico di come purtroppo le cose funzionano. E allora, se non siamo capaci veramente di mobilitarci significa dare il nostro contributo, dare il nostro aiuto. Noi non è che vogliamo, la sanità è un qualcosa che interessa tutti quanti noi. Non è che c'è qualcuno che può dire no, a me la sanità non interessa. Io credo che la sanità è veramente un diritto primario inalienabile, sul quale non possiamo discutere. Eppure ne stiamo discutendo, ma ne stiamo attenti
secondo me, il regionalismo differenziato, che, di cui si parla tanto. In conferenza Stato-Regioni è stato chiesto alla alle regioni, quindi diciamo istituti ufficiali, conferenza Stato-Regioni, è stato chiesto alle regioni di dare il parere sulle assicurazioni sanitarie, cioè il modello che c'è in America. Chi ha l'assicurazione sanitaria e se la può permettere, avrà la sanità che può essere garantita. Dico, è possibile che noi, da una sanità pubblica che tutti ci invidiano come un modello che veramente ha garantito a tutti la possibilità di potersi curare indipendentemente di qualsiasi condizione economica, qualsiasi stato, noi abbiamo un modello eccezionale e stiamo facendo di tutto, ecco perché vi ho detto, ho la sensazione che è difficile smuovere le cose. È difficile smuoverle proprio perché ci sono interessi in gioco in tutto questo. E allora se la situazione non si sblocca dal basso, con la partecipazione massiccia dei cittadini, noi rischiamo veramente di avere sempre una sanità meno qualificata rispetto a quella del centro-nord, sempre meno qualificata, con rischio anche di vedere aggravare ancora di più questa situazione. Ora, può darsi che io sia un pessimista, può darsi pure che non abbia capito niente di come stanno funzionando le cose. Benissimo. Però riflettiamo, perché ne va di mezzo la nostra salute, sono servizi che paghiamo con i nostri soldi. Io dico, è stata fatta per, io faccio il pediatra, la convenzione con l'ospedale Bambin Gesù di Roma, 5 milioni di euro, per fare delle visite specialistiche a Catanzaro. Bene, e io dico, non si poteva fare la convenzione sempre col Bambin Gesù di Roma per far sì che gli specialisti dell'Università Cattolica, che è l'Università del Bambin Gesù, gli specialisti calabresi che sono lì potessero venire a lavorare nelle nostre strutture? Perché non affrontare, come dire, in maniera strutturale il problema? Abbiamo i cubani, bene, lavoreranno benissimo, ne sono certo. Fra un anno, quando scade l'emergenza, o fra 2 anni, quello che sia, come restiamo? Allo stesso punto di prima. E allora, invece di trovare soluzioni strutturali che ci potessero aiutare anche in un futuro, secondo me questo è un modo di procedere, di tamponare, come ha detto pure Sasà, la coperta è corta, da una parte faccio una cosa, da una parte ne faccio un'altra, e guardate che la situazione della provincia di Reggio Calabria, dove appunto noi siamo, è tra quelle della regione Calabria, quella più critica. Quello che lui ha detto di San Giovanni in Fiore, di Cariati, di Corigliano, guardate che stanno molte degli investimenti che si stanno facendo in quelle strutture, che erano state chiuse, che erano state declassate in maniera ovviamente non tenendo conto di quelli che erano i bisogni del territorio, ora stanno riprendendo quota. Bene, benissimo, ma anche le nostre non possono essere lasciate in questa condizione, con possibilità di intervento che abbiamo, e alcuni esempi ce lo dimostrano, no? I 14 milioni dell'ospedale di Siderno, ma oggi a che cosa? Che dovevano servire a ristrutturare la greca, un pezzo per l'ospedale, solo un pezzo. La piastra, l'altro pezzo dove ci sono le sale operatorie, erano quei 33 milioni che sono state l'INAIL, che dovevano servire per quello. Al momento sono stati dirottati da altre parti, e tutta la parte della medicina. Quindi noi abbiamo qui un grosso intervento di ristrutturazione edilizia, dove i 14 milioni di euro, che poi una quota di questi sono state già consumate da... Questa è la terza progettazione, la terza volta che paghiamo i progettisti con quei denari per l'ospedale di Locri.
Io quando lavoravo lì, mi ricordo, era venuta la ditta e aveva messo i pontelli per avviare i lavori di ristrutturazione. La ditta è rimasta ferma, non so i motivi, cose, non è che ci interessa questo, è rimasta lì 2 anni con questi ponteggi, dopodiché i ponteggi sono stati tolti ed è stata fatta un'altra progettazione. Adesso è stata investita in Invitalia un'altra progettazione e i soldi sono sempre da lì però, per quei 14 milioni, che vanno sempre a ridursi per il numero delle progettazioni che vengono messe in atto. Alla Casa della Salute di Siderno, come ha detto Sasà, ci sono, se non ho capito male, 4 opzioni. Sì, sì. Dice, tu vuoi ristrutturare tutta la struttura? Servono X denari, 22 milioni. Con i 7, 8, quanto sono rimasti, tu puoi fare soltanto la 4ª opzione, quella di ristrutturare solo una parte, la zona ambulatoriale. Perché? Perché i prezzi sono aumentati, soprattutto ora con queste problematiche che ci sono state, eccetera. Quindi è chiaro che se tu non spendi i soldi per tempo, poi con quei soldi puoi fare solo una minima parte. Ti ringrazio e chiudo. Grazie tanto. Io volevo quantificare il vantaggio delle regioni del nord sulla situazione drammatica della regione Calabria, perché la regione Calabria ogni anno trasferisce qualcosa che va da 300 a 350 milioni per i nostri concittadini che si vanno a curare fuori. Sono soldi che vengono sottratti al nostro sistema. Ecco, questo era nel quadro degli interessi in cui parlava Franco. Poi voglio dirvi pure che noi martedì una delegazione... Giovedì è stato rinviato. Abbiamo un incontro con la commissaria dell'ASP di Reggio Calabria, dove andremo a sottoporre questi temi, e io spero che venga fuori qualche proposta da questa discussione in modo da mettere anche sul tavolo quali sono, diciamo, le iniziative che intendiamo intraprendere. Passo la parola a Bruna. Bruna Filippone è l'animatrice del comitato a difesa dell'ospedale di Lopri. Allora, buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza. Non nego che rispetto a quello che è il tema che stiamo trattando siamo un po' pochini. Quella che è il tema della sanità, dell'ospedale di Lopri, della casa della salute, della medicina territoriale è un qualcosa che riguarda 42 comuni. Quindi questa sala non doveva neanche bastare. E noto da questa poca presenza il fatto che la maggior parte dei cittadini siamo scoraggiati. Siamo scoraggiati proprio per il fatto che nessuno ci ascolta. Adesso torno brevemente sulle problematiche che sono già state trattate in maniera eccellente da chi mi ha preceduto. Però in particolare quello dell'ospedale di Locri è un problema sia strutturale che di personale. Strutturale, come chi mi ha preceduto ha già detto, ci sono in giro 14 milioni ormai dal 1994. Erano destinati alla ristrutturazione dell'area greca. Beh, questi 14 milioni ancora sono in giro e sono passati un bel po' di anni. 33 milioni erano stati destinati anche questi alla ristrutturazione. Sono stati tolti a noi, lasciati a Polistena, e voglio sottolineare il fatto che ospedale SPOC noi, ospedale SPOC loro. Quindi io da cittadina mi chiedo come mai vengano lasciati a Polistena e non ci si fa il problema poi di doverli restituire all'INAIL e li togli all'Ocri. Ora, non facciamo la guerra tra poveri, perché ne abbiamo bisogno noi, così come sicuramente ne aveva bisogno Polistena, così come ne hanno sicuramente bisogno anche gli altri ospedali. Però io mi chiedo perché. Ci è stato detto che ci venivano destinati altri fondi, sono passati parecchi mesi, ad oggi di altri fondi non si è più parlato. Questo per quanto riguarda la carenza strutturale, che è una carenza non da poco, se pensiamo che per ben 2 volte è crollato il soffitto del pronto soccorso. Ora, aspettiamo ci scappi il morto? Si spera di no, perché eventualmente si trova nel pronto soccorso e saranno pronti ad intervenire, però non mi sembra una cosa adeguata. Quella che è la carenza strutturale si riflette anche sulla scelta
di un medico di venire a lavorare all'interno del nostro ospedale. Perché, voglio dire, quelle che sono le carenze strutturali poi sono le stesse che si riflettono anche all'interno dei nostri reparti. C'è una carenza strutturale, c'è una carenza strumentale. Sono stati acquistati da poco degli ecografi, ma tanto altro ne manca. E ci siamo trovati noi come comitato in piena pandemia a dover donare quelli che erano i presidi di prima necessità, quindi mascherine, guanti. Abbiamo fatto una raccolta e penso che tutti ne siate a conoscenza perché siamo riusciti a donare al nostro ospedale 22.000 euro in presidi. E ognuno di voi ha contribuito, però io trovo assurdo da cittadina, come diceva prima il dottore Mammì, dover mettere le mani in tasca dopo che pago le tasse per fornire all'ospedale anche solo l'igienizzante. Questo è stato fatto, noi abbiamo donato l'igienizzante, abbiamo donato mascherine, abbiamo donato le tute per bardarsi, e a me sembra proprio una cosa assurda, perché non siamo noi cittadini a dover pensare a queste cose. Quindi, perché nessuno vuole venire a lavorare, faccio riferimento allo specifico all'ospedale di Locri, perché qualsiasi persona, anche noi che magari facciamo altro nella vita, prima di andare a lavorare in qualche posto ci informiamo dove stiamo andando a lavorare, ci informiamo prima di partecipare a un concorso. Se quando ci si informa, e nel caso specifico di un reparto, si vede che non c'è un primario ma c'è un facente funzione, che il reparto è sotto organico, quindi che devono essere 12 medici e ne sono 6, voi andreste a fare il concorso? Partecipereste? Fare un lavoro come quello del medico, dell'infermiere, è un lavoro di grande responsabilità che ti fa sì che devi stare molto attento, perché stai maneggiando una cosa con la quale bisogna avere molto cura, la vita delle persone. Vuol dire avere un grado di attenzione sempre molto elevato, rischio alto, e quindi bisogna avere una certa prudenza. Sottoporre i medici, gli infermieri a turni massacranti per riuscire a coprire un turno, voi lo fareste? Io personalmente no. Quindi ecco perché nessuno partecipa ai concorsi. Io sento sempre dire: nessuno partecipa ai concorsi, però non si va avanti, non si... o vanno deserti o partecipano e rinunciano. Rinunciano perché una volta che prendono contatto con la realtà, dicono essenzialmente: ma a me chi me la fa fare? Un medico giovane all'ospedale di Locri non ci viene, perché un medico giovane, se è volenteroso di lavorare, ha voglia di imparare, ha voglia di progredire. Presso l'ospedale di Locri, purtroppo, questo relativamente si può fare. Ora, quello che è l'obiettivo del comitato era quello proprio di difendere l'ospedale di Locri. Dire che l'ospedale di Locri tutto non va non è vero. Ci sono reparti eccellenti, ma soprattutto medici eccellenti. Medici che lavorano con grande sacrificio, medici che si sono trovati costretti ad andare loro a cercare gli strumenti per poter lavorare. E anche questo, così come la raccolta fondi che abbiamo fatto noi, io lo trovo fuori luogo. Perché un medico si deve impegnare a lavorare, non a reperire come poter lavorare, non è compito suo. Abbiamo detto che le istituzioni non ci danno seguito, è vero, noi abbiamo avuto parecchi colloqui con direttori generali, con direttori aziendali, con commissari, nulla di fatto. Arriviamo lì, ben accolti, grandi promesse, tornati a casa, nessuna risposta, nessun seguito a quelle promesse. Quindi dovrebbe essere chiaro a noi cittadini che o alziamo la testa noi o nessuno lo farà al nostro posto. Sicuramente il nostro alzare la testa deve essere seguito e aiutato da quelle che sono le istituzioni, però noi dobbiamo fare il nostro, perché se aspettiamo che qualcuno ci garantisca un diritto che ormai è negato da anni, penso che sia sotto gli occhi di tutti che aspettiamo invano. Quella che è stata la soluzione dei medici cubani, così come diceva il dottore Mammì, è una situazione tampone. Questi medici hanno un contratto che durerà un anno. Io da cittadina mi chiedo poi cosa facciamo, rinnoviamo il loro e quindi ci troviamo dentro un medico che ha già lavorato per un anno e quindi si è già insediato, ha confidenza con i colleghi, ha confidenza con il reparto, o li andiamo nuovamente a sostituire?
quindi nuovi medici che ricominciano da capo. Sono tutte situazioni tampone, noi siamo purtroppo un po' portati dalla rassegnazione, un po' forse per nostra forma mentis, abituati a ringraziare per poco. Io non mi sento di dover ringraziare per poco, io devo ringraziare per quello che mi spetta e quello che mi spetta soprattutto lo devo pretendere. Noi purtroppo siamo abituati poco a pretendere e forse proprio a sbattere i pugni e a dire questo mi è dovuto, il diritto alla salute ci è dovuto. E invece, come diceva chi mi ha preceduto, stiamo andando verso la privatizzazione. Cioè, per fare un esame lo devi pagare. Io non ho nulla contro i privati, sinceramente, però devono coesistere le due realtà. Devo essere io cittadina a poter scegliere. Usufruisco del pubblico, vado dal privato. Se c'è il mese in cui io dal privato non ci posso andare, non devo rinunciare ad un esame, non devo rinunciare a curarmi. Devo poter andare dal pubblico. Tutto quello che è stato rispetto al pubblico ha portato un po' a screditarlo, anche tutte le vicende dell'ospedale di Locri, però ritorno a ribadire, non sottovalutiamo l'ospedale, perché all'interno ci sono persone che ci lavorano e ci lavorano in maniera valida. L'ospedale di Locri può dare tante risposte, però dobbiamo mettere in grado chi ci lavora a poter dare quelle risposte. Dobbiamo fare in modo che il personale ci sia. I 16 medici cubani non bastano, signori. Sono stati mandati 9 al pronto soccorso. Gli altri sono stati destinati un per uno ai reparti. Ma noi siamo sotto organico in ogni reparto di almeno 5 unità. Quindi comunque l'ospedale di Locri è sotto organico. Nella fattispecie, ad esempio, della cardiologia, come dicevano, il dottore Spanò presto, tra un mese, andrà in pensione. Il servizio dei pacemaker non ci sarà più, quindi verremo dirottati su Polistena, verremo dirottati su Reggio, ma voglio dire, io ho l'ospedale a due passi. Non c'è programmazione, io non aspetto che un medico vada in pensione per vedere come fare a sostituire un servizio. Io, quando il medico va in pensione, devo averlo già sostituito. Questo lo facciamo noi in qualsiasi nostra attività. Voi aspettate che vada via un dipendente per prendere provvedimenti o va via e ce n'è già un altro. Non capisco perché gente pagata e competente non lo faccia al posto nostro. Allora io da cittadina mi chiedo, cosa devo pensare? Cos'è la risposta migliore, quella che mi potrebbe più rincuorare? Che non sanno o che non vogliono? Non so qual è la risposta che è meno pesante. Perché se non sanno, mi chiedo chi li ha messi lì e chi non li ha revocati e chi continua a tenerli lì. Se non vogliono, mi faccio altre due domande. E io penso che ci sia la presenza di entrambe le componenti, che non vogliono e che forse non sanno. Il non volere ricade sulle nostre spalle, quindi è il momento che ci diamo da fare. Siamo troppo pochi. Siamo pochi per avere un peso, per andarci a sedere ed avere un peso. Se vado io, Bruna Filippone, posso dire di rappresentare il comitato Difendiamo l'ospedale, in fin dei conti ne sono presidente. Ma dietro di me, quante persone ci sono? Ricordiamoci che la sanità è una cosa che riguarda tutti. Penso che tutte le persone che siete qui presenti siete andati una volta all'ospedale di Locri. Avete avuto risposte eccellenti, come ne avete avuto di meno eccellenti. È capitato a tutti. Però che facciamo? Ci arrendiamo? Il buono che c'è non lo manteniamo? E soprattutto, non ci battiamo per farlo migliorare. Noi dobbiamo pretendere che la sanità, che è un qualcosa che c'è, è un diritto, venga applicato. Non dobbiamo elemosinare. Noi voglio che sia chiaro che siamo qui non per elemosinare niente. Noi siamo qui perché dobbiamo tutti insieme decidere di portare avanti il nostro diritto. Ora, come ho detto, le istituzioni sono sorde, o comunque più che sorde, fanno la scarica a barile. Io non lo sapevo, questo non è compito mio, vado da quest'altro, ritorni domani. E noi nel frattempo che cosa facciamo? Non possiamo consentire che le cose continuino ad andare in questo modo. Come vi ho detto, ogni giorno l'ospedale di Locri viene depotenziato di qualcosa. Il loro dire lo riattiveremo. Non passano settimane, signori cari, non passa neanche un mese, passano anni e quel servizio non viene più riattivato. Un esempio pratico, il servizio di elettroencefalogramma. Presso l'ospedale di Locri non è attivo.
una madre per far fare l'esame seduta in catena davanti alla cittadella. L'esame alla ragazza è stato fatto, dopodiché il servizio è stato chiuso. Scusatemi, io quando dovevo fare un esame, che sia l'ospedale di Rovere, che sia un'altra struttura, un'altra realtà, devo pensare prima di incatenarmi? O dovrei semplicemente pensare a fare un iter normale, fatto di un'impegnativa di presentazione all'esame e di esecuzione dell'esame? Quindi non dobbiamo tribulare per un nostro diritto, dobbiamo lottare per avere effettuato un nostro diritto. Quindi io questo essenzialmente chiedo una maggiore partecipazione, perché mi rendo conto che siamo un po' tutti demotivati, perché quando si torna a casa e non si hanno risposte, un po' ti viene da dire, ma in fin dei conti, se non ci pensa chi di competenza, a me chi me la può fare? Però questo ci porterà ancora ad avere meno servizi. E come dicevano loro, già siamo molto sotto quelli che sono le soglie minime di assistenza. Quindi spetta a noi oggi decidere come muoverci e uscire da qui con la consapevolezza che siamo noi cittadini che dobbiamo prendere in mano la situazione, perché nessuno al posto nostro la prenderà. Io vi ringrazio, spero di essere stata chiara, e un'altra cosa, ho visto che c'è il presidente del Tribunale del Malato, se poi vuole intervenire è un'altra realtà, è una cosa che deve essere chiara, che bisogna far squadra, cittadini, istituzioni, tutte le realtà presenti sul territorio, solo se siamo tanti ci ascoltano, singolarmente non ci ascolta nessuno. Grazie. Grazie Bruna. Io direi se riusciamo a contenere in un tempo, evitando di ripeterci, possiamo dare la parola poi a più soggetti. E anzi, se qualcuno vuole prenotarsi, prendiamo atto. Dai. E Mita. Sì, io cercherò di essere un po' sintetica per quello che è possibile, ricordando che siamo qui nella sala consiliare e non è un caso che ci siamo riuniti qui piuttosto che in un'altra struttura. Questo indica che è la casa dei cittadini, siamo stati accolti, siamo qui, però accanto al comune di Siderno che si presenta, diciamo, in prima fila accanto alla nostra lotta, dobbiamo assolutamente, perché dobbiamo andare dalla protesta alla proposta, di coinvolgere in maniera molto più incisiva tutti e 42 i sindaci, invitandoli uno per uno. Questo come proposta che io pongo oggi. E questo perché? Perché il fatto che siamo in fondo quattro persone qui, non siamo singolarmente, ma siamo riusciti a riunire dei comitati che lavoravano egregiamente, però nelle loro singole espressioni. E quindi parlo del Comitato della Casa della Salute di Siderno, così ben espresso da Sasà, che ha spiegato in maniera molto precisa e chiara tutto l'iter della Casa della Salute di Siderno, il Comitato Difendiamo l'Ospedale Donna Filippone, il Corsecon, che è ben noto per le sue battaglie di tipo sociale, quindi siamo tutti quanti assieme, non siamo sufficienti. Ed è necessario che vengano coinvolti i singoli 42 comuni, uno più uno, non 42 insieme, perché non abbiamo purtroppo un presidente dell'Assemblea dei Sindaci a cui rivolgerci in maniera corale. Una sintesi del perché. Abbiamo visto una serie di analisi, diciamo così, singole, ma perché? Noi abbiamo bisogno di una sanità territoriale rappresentata dalla Casa di Comunità o Casa della Salute, che dir si voglia, di Siderno, che sia in grado di raccogliere le esigenze della sanità di base, e quindi con aggregati di medici di base e con la possibilità di offrire quei servizi che consentano un primo filtro che è fondamentale e che dà il senso della vicinanza del cittadino della sanità al cittadino. Dopodiché, quando c'è necessità
di un intervento più importante, che ci deve essere l'ospedale di pronto soccorso di Locri, che deve svolgere, come diceva bene il dottore Mambì, la sua funzione di ospedale Spock. Quindi un filtro di secondo livello che sia in grado di accogliere le esigenze più importanti delle urgenze, coordinarsi con gli ospedali di eccellenza, perché abbiamo delle eccellenze, Reggio, Catanzaro, eccetera, in maniera tale che queste strutture, Catanzaro, Reggio, Cosenza, non vengano ad essere sovraccaricate. Perché che cosa succede adesso? Succede che quello che io non posso ottenere tramite il medico di base, con una delle visite di primo livello, vado quindi ad intasare l'ospedale di Locri pronto soccorso, che riceve una quantità di quelli che vengono detti i cosiddetti codici bianchi o codici verdi, quelli che potrebbero ricevere una assistenza prima, e quindi intaso l'ospedale di Locri. L'ospedale di Locri non è in grado di darmi tutte le diciamo, risposte alle esigenze più importanti di salute, e quindi vado ad intasare l'ospedale di Reggio Calabria, di Catanzaro, i quali a loro volta devono reggere una massa di richieste che non sono legate al motivo per cui loro sono nati e istituiti. Un esempio molto banale è quello dei pacemaker. Perché adesso che il collega andrà in pensione e che si occupa anche dell'impianto, del controllo dei pacemaker, non svolgerà ovviamente la sua funzione, non sarà sostituito da nessuno. Probabilmente, quasi sicuramente, chi avrà bisogno di fare un controllo dei pacemaker, prima che venga svolto all'Opri, dovrà vedere di andare o Polistena o Reggio Catanzaro. Quindi intasando queste strutture, tra l'altro a Polistena sono, a Polistena hanno in qualche modo ragionato in maniera diversa, e quindi qualcosa di risposta ci sarà. Quindi questo è un esempio di quello che è il cosiddetto movimento a cascata, del perché è necessaria una sanità territoriale, un'ottima sanità SPOC che sia di filtro, in maniera tale che possano anche brillare le eccellenze. Quando sono stati tolti 34 milioni di euro per l'ospedale di Locri e per consentire l'adeguata struttura del padiglione di Astra, ci è stato detto che sarebbero stati comunque dati, perché intanto venivano ad essere dirottati, giustamente, per carità, per l'ospedale La Nunziata di Cosenza e per il GOM di Reggio e per il centro oncoematologico del Morelli, giustissimo, perché quelle sono le eccellenze a cui noi facciamo riferimento, e che comunque questi 34 milioni sarebbero comunque ritornati all'ospedale di Locri attraverso altre risorse regionali. Insieme a Locri veniva tolto dei finanziamenti a Merito, a Paola, ad altri ospedali, e la somma di questi storni arrivava intorno, penso, ai 200 milioni, mentre il riferimento regionale che veniva dato nella delibera per il compenso ammontava a 60. Quindi è un po' difficile pensare che di questi 60, 34 fossero andati a Locri e poi il resto, agli altri ospedali, voglio dire. Ma neanche questo può bastarci, perché come più volte ci ha ricordato lo stesso Sasan, probabilmente sicuramente la Regione avrà una serie di fondi che possono essere tranquillamente stanziati per la nostra zona, per la sanità della Locri, che è quella che sta soffrendo di più all'interno della Regione Calabria, solo che non vengono spesi, del perché non è mio compito, ma è nostro compito come cittadini, come comitati, quello di porre il problema alla Regione. Quindi il nostro sforzo è quello di volerci presentare con delle proposte,
con delle proposte, però diciamo mantenendo una certa fermezza nel richiedere delle risposte. La sanità è estremamente complessa, ce l'ha ricordato il dottore Mannì in maniera chiarissima. La complessità riguarda da un lato l'interesse degli specializzanti che verrebbero all'OCRI, dall'altro l'incapacità di l'OCRI come struttura di dare delle risposte adeguate a questi diciamo specializzati. Quindi noi dobbiamo richiedere, oltre alle strutture fisiche, alle mura, alle stanze che verranno costruite, anche le apparecchiature tecnologiche, le capacità di fare crescere questi ragazzi, perché accanto a questo, purtroppo, ce lo dobbiamo dire, è una realtà, è vero, che sono stati banditi dei concorsi, per carità, due persone di qua, una persona di là, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, e di persone che hanno partecipato. Hanno partecipato, concorsi a tempo determinato, vinti e non accettati. Cioè le persone vincendo il concorso e non accettati. E qualche volta qualcuno anche a tempo indeterminato. Quindi anche quello che diceva Bruna è vero, noi dobbiamo agire per chiedere un investimento serio, un investimento importante, perché i medici che abbiamo lavorato, perché io non lavoro più da un anno all'OPI, che abbiamo lavorato là dentro, dobbiamo essere diciamo sostituiti, ma nello stesso tempo diciamo come medici, non sono a mancare soltanto i medici, mancano anche gli infermieri, in maniera tale che diciamo, queste strutture non siano solo delle belle strutture, ma che abbiano delle apparecchiature adeguate, e in maniera tale che possa ripartire in maniera dignitosa la sanità. Quindi la mia proposta adesso è quella di decidere insieme ai cittadini come proseguire, come non disperdere questa unità di comitati che noi abbiamo raggiunto. E la mia proposta è molto semplice, quella comunque di invitare singolarmente i sindaci dei 42 comuni. E decidere eventualmente delle manifestazioni collettive, sicuro, sapendo però che non è l'obiettivo la manifestazione collettiva, a mio modo di vedere, questa è una mia idea personale, può essere solo una tappa, perché noi dobbiamo avere molto chiaro che cosa vogliamo raggiungere. Quindi noi vogliamo raggiungere, l'obiettivo è quello di avere realizzata per esempio la casa della salute o casa della comunità qui a Siderno, non la promessa di, ma la capacità di averla strutturata, sapendo peraltro che una volta che hai la struttura devi già prevedere la tecnologia, il personale, in maniera tale, perché a me quello che interessa sono i servizi, cioè quello che viene poi erogato al cittadino, quello di cui noi stessi, ognuno di noi, può avere bisogno e necessità. Quindi io penso di poter chiudere diciamo, questo mio intervento aprendo una proposta. Sicuramente giovedì si andrà dalla Di Furia, si deve anche chiedere la possibilità, perché ci sono dei tentativi di risposta. I medici cubani, di cui io ho profondo rispetto, e sono un primo tentativo di risposta, però una risposta assolutamente tampone, diciamo limitatissima nel tempo, che non può dare delle risposte di tipo definitivo. Alcuni apparecchi che sono stati affidati nuovi all'ospedale di Locri non compensano. Quando il tessuto è così sfilacciato e gravemente danneggiato, degli interventi che potevano essere salutati come importanti, diciamo le apparecchiature tecnologiche soprattutto mi riferisco in passato, sono adesso qualcosa che non può assolutamente più bastare. E quindi il mio intervento si chiude qui in attesa di sviluppi ulteriori e di proposte operative.
Grazie mille. Allora, io volevo dare la parola, ma mi pare che è andato via l'assessore Fura in rappresentanza del comune di Siderno, sì, è andato via. Porti tu i saluti per il comune? No, voglio fare un intervento. No, poi volevo dire un attimino, se abbiamo un foglio di carta, li prendiamo. Abbiamo l'avvocato Mammoliti come presidente del Tribunale del Manato e l'avvocatessa Anna Romeo che ha partecipato dall'inizio di queste nostre mobilitazioni. Poi se qualcun altro si vuole prenotare, lo dica. Silvana, secondo veloce, due minuti. No, io vedo normalmente, no? Io ormai che sembra che le cose non riescono, io ormai sono da qua da 7 anni, no? Guardate che tutte le iniziative in questi anni abbiamo portato non è che non abbiano dato risultati. Io posso dire che le cose sull'ambiente stanno andando avanti, dalla PPI alla SICA al coso, quindi noi in questi anni, malgrado sembra che siamo pochi, non voglio far perdere tempo, però la PPI adesso sistemeranno i bidoni, ci sono 1,5 milioni che devono essere attivati, la SICA hanno fatto le analisi per capire cosa c'è sotto. Per quanto riguarda il TMB lo abbiamo messo in discussione, quindi noi, malgrado sempre che siamo pochi in questi anni, qualcosa si sta ottenendo, quindi la paura che non, i cittadini non influiscono e che qui abbiamo i tempi lunghissimi, drammatici, nel senso che qui la burocrazia blocca tutto, non voglio farvi perdere tempo, è per questo che volevo intervenire, non per altro, perché poi se si lavora ci vuole la costanza, quindi io sono sicuro che anche su questa questione, noi da 2 anni, dal 2021, abbiamo intrattenuto dei rapporti con le diverse amministrazioni, abbiamo invitato tutti i sindaci, Mario lo sa, no? Abbiamo convocato, mandato lettere con i sindaci, con l'assemblea dei sindaci, quindi le cose ci vuole la capacità di interloquire sia con diciamo, le amministrazioni pubbliche, ma anche la capacità di essere presenti noi come cittadini. Per cui per esempio, anche l'incontro che avremo giovedì pomeriggio con la dipolitica è stato tutta con i rapporti che noi riusciamo a intrattenere, per esempio anche con comunità competenti, il fatto che noi siamo andati in regione, ci hanno accolto con difficoltà, spesso ci vedono con disturbo, perché noi gli facciamo capire che ci sono le cose da affrontare. Non è un caso che ogni volta che noi andiamo le cose partono, nel senso che noi siamo andati all'inizio quando abbiamo fatto i presidi, se ti ricordi, se sa, dopo abbiamo dovuto aspettare 6 mesi di quando non è arrivato Schiaffini, poi ci hanno ricevuti, siamo andati in regione, ci hanno fatto delle promesse, Schiaffini ci ha detto che sono andato avanti, poi si sono bloccati per 6 mesi, quindi noi siamo in una situazione che se non interveniamo, se noi non andiamo in regione le cose si bloccano, sembra che dobbiamo ricordargli che non fanno il loro lavoro, sembra che questi siano pagati per bloccare le iniziative. Leggevo stamattina un articolo di comunità competente che dicono che la Calabria si trova in queste difficoltà perché tutti i progetti fatti, come diceva prima Franco, se non sbaglio, sul fatto che o qualcuno che è stato messo il lavoro iniziale poi ha dovuto smontarlo, perché poi non vanno avanti, cioè i costi aumentano perché sembra che sia qualcuno che abbia l'interesse che i costi aumentano, sembra che ci sia qualcuno e non serve l'intervento dell'Invitalia, perché quando interviene l'Invitalia i costi sono aumentati, quando sono intervenute anche società della Lombardia, diciamo stamattina sulla C, se non sbaglio, l'articolo poi lo farò a vedere se qualcuno è interessato, i costi raddoppiano, qui ci sono stati degli interventi previsti 10-15 anni fa con i soldi, stranamente questi soldi non vengono mai spesi, ci sono interventi, l'ultimo che parlavate voi sul fatto che i soldi sono stati spostati sul reddito, su casa, sono dovuti a questi ritardi, il fatto che 14 milioni o 19 che mancano all'ordine sono stati spostati sul reddito politico proprio perché i tempi sono allungati. E questo sembra che sia l'interesse, non si capisce di chi, che in pratica ogni volta che intervengono gli esterni, stranamente come è successo adesso dei 22 milioni che parlavi tu Sasà, è perché ogni volta che intervengono le società milanesi o cosa, le progettazioni, i costi di progettazione raddoppiano. Cosa stanno? Diceva Costantino, se ti ricordi, l'altra volta che siamo andati a Catanzaro, che lui ha fatto un progetto, mi diceva, che aveva previsto, se lo definisco velocemente,
lui aveva fatto un intervento che aveva 70 milioni a disposizione per il Reggio, se non sbaglio, una struttura. Costantino è un ex dirigente della regione, se brincavi. Solamente io avevo programmato 72, quindi mancava di oggi. Ma oggi non si può fare, si l'ha rifatto a 68. Gliel'hanno tolto, è arrivato in società milanese, gli ha dato una programmazione del doppio. Quello che sta succedendo per Siderno. Allora, per Siderno, il bando che ha fatto l'ASPI, che aveva programmato da progettare la società progettatrice, che è una società anche legata al nord, era a disposizione 7.200.000 lire, sui 9.760.000 a disposizione. Allora, non si capisce perché una ditta non faccia un progetto su quello che gli è stato concesso. E ha fatto quattro ipotesi, di quella assurda e quella di 22 milioni. Quindi la ditta, invece, con un progetto sui soldi a disposizione, si è inventato un fantomatico progetto che significa che in pratica questa casa assoluta non si fa più. Allora, se abbiamo 7 milioni e 200, allora si fa una progettazione su quello, si lavora su quello che c'è. Se la regione vuol fare 22 milioni, se hanno, che destinano, e ci sono i soldi, come diceva anche Mila prima, ci sono 60-80 milioni di esposizioni, li destinano a Siderno e facciano andare le cose avanti. Allora, poi eventualmente dirò le progetti. Volevo dirlo perché sembra che qui non otteniamo niente, quindi abbiamo a dire che la costanza ci vuole, le cose vanno avanti, possono essere più incisivi, possono protestare ancora di più, però è necessario in questa mobilitazione continua, e poi vabbè finisco, chiaramente tutte le associazioni che sono sul territorio devono anche partecipare, noi faremo questo lavoro come dicevo adesso, era la prima riunione, prevista proprio in questo senso. Vediamoci con i cittadini in incontro, dopodiché inviteremo, come abbiamo fatto spesso, abbiamo anche scritto lettere alla regione con il comitato dei sindaci, quindi non è che noi li stiamo escludendo. Allora è importante chiaramente convincersi che in Calabria c'è sempre tempo, ma chi te la fa fare? Qui non c'è più tempo. E finita la storia, ma sì, hai pazienza, non c'è più pazienza. Noi dobbiamo essere per la comunità di non avere più pazienza, perché qui si muore. Qui si muore, non solo qui, si muore anche perché c'è la malasanità. E dobbiamo, come diceva anche qualcuno, abbiamo ottimi medici, non solo al nord che sono riconosciuti, ma li abbiamo anche qua. Quindi diamo anche a questo qui, che qui i medici che lavorano bene al nord possono anche andare qua e possono andare qua. Ci possono le strutture, ci possono più partecipazione anche, cioè non si capisce perché poi lo dico. Chi dirige lo Spari Lopri stia zitto, dobbiamo anche tirare fuori le cose. Chi ha la direzione? Ma perché deve stare zitto? Ma perché gli stessi medici stanno zitti? Cioè qui ne va anche la loro reputazione, noi abbiamo ottimi medici, ottimi specialisti, ma perché questi devono sembrare che non lavorano? Cioè deve uscire queste cose. Qui ci sono ottimi medici. Dobbiamo ringraziarli, ma devono avere la parola, anche se dal punto di vista formale hanno dei problemi, i dottori non posso intervenire perché verrebbero richiamati. Però devono anche avere coraggio perché ce l'hanno la parola, perché devono farsi riconoscere. E quindi noi su questo dobbiamo insistere. Grazie Franco. Noi siamo qui apposta, no? Perché ci crediamo e pensiamo che è un diritto a cui non vogliamo rinunciare e speriamo che questa consapevolezza cresca giorno per giorno. Il dato è che nonostante tutte le mobilitazioni da anni, se noi facciamo un bilancio, non stiamo facendo passi avanti ma passi indietro. Ecco, io darei la parola, spero che negli interventi, se riusciamo a stare su cose aggiuntive, proposte, senza ripetere di nuovo le stesse cose. L'avvocato Mammolini. Grazie, stiamo nei limiti dei 3 minuti. Mi scuso anticipatamente se mi allontano con qualche minuto poi rispetto alla conclusione. Intanto grazie a chi ha organizzato questo incontro e mi pare di capire, rimanendo al netto dei numeri, che 4 valgono assolutamente più di 42, perché non è tanto la composizione numerica, l'etichettatura, quanto la qualità espositiva. Perché la nitida chiarezza espressa in 4 interventi potrebbe mettere facilmente in crisi sia il Presidente della Regione sia il Ministro della Sanità. Diversamente i 42 che vanno solo a valutare e non hanno una capacità né espositiva né qualificata per
significare il dramma della sanità pubblica vorrebbero solo creare ulteriori distinzioni. Quindi su questo fenomeno di una apparente e avvilente scarsa partecipazione io invertirei il dato. Io dico che da qui bisogna ripartire senza attraversare il meccanismo delle dogane istituzionali per raggiungere l'obiettivo. In aggiunta alla proposta dell'incontro con la dottoressa De Fulvia, io invece invito gli amici presenti tutti indistintamente a riflettere sulla possibilità di andare direttamente dal Presidente della Regione, organizzare tre pullman, la Taurina che già ha riattivato il servizio navetta a titolo gratuito e nessuno poi lo sanno, è un servizio minimo, quasi impercettibile ai sensi del cittadino, ma esiste, prima non c'erano i malati, i parenti dovevano andare a passarci ed era davvero un'odissea. Così come devo ringraziare qui pubblicamente, lo faccio da questa postazione assembleare, la dottoressa Di Volo, la nuova dirigente del commissariato di Stella, che ci ha predisposto, difesa con il dottore D'Ascoli, neo direttore sanitario, il ripristino del servizio di polizia all'interno dell'ospedale. Ma non è sufficiente questo, evidentemente, chiaramente. Voi sapete, e questo rientra in quelle che sono le nostre amnesie, anche verbali, anche quando ci sono le questioni pubbliche, perché noi abbiamo una certa sfrontatezza nel dire che i numeri non vanno, ma la gente poco interessa, 14 miliardi, 3 miliardi, quelli sono dati da perfezionisti. Pochi sanno che durante il periodo del Covid un solo medico è stato trasferito da Cosenza a Locri per potenziare le difficoltà ospedaliere ed è un nutrizionista che oggi è parteggiato nelle direzioni sanitarie. Se noi omettiamo di dire che ci sono questi fenomeni che vanno a disgregare la solidità e la solidarietà di quello che il corpo sociale comunque ambisce a raggiungere, allora perdiamo di vista alcuni obiettivi. È chiaro, come diceva prima il relatore che mi ha preceduto, che pochi sono i dottori Moscanti oggi in strada presenti nell'apparato ospedaliero, perché sono in parecchio interessati alla prestazione aggiuntiva, tutto quello che può comunque moltiplicare il conto corrente a detrimento di una condizione generale che va rivisitata. Se noi non ci appelliamo al senso di solidarietà collettiva che coinvolge noi, i medici e la direzione sanitaria, per far diventare un unicum di proposte, allora si perde quello che è poi lo smalto dell'iniziativa. Io dico che, forse voi non lo sapete, il 68% del carico di impegno economico dell'azienda ospedaliera che fa riferimento al Locri è legato a quelle che sono le richieste di medici, giustamente, e di infermieri non retribuiti. Soltanto la rimanente parte riguarda il contenzioso con gli enti privati e con i soggetti che hanno subito fenomeni di malasanità. E allora, io non è che voglio oggi sollecitare con le corde del sentimento in forma di un novello di amicis il cuore dei medici, ma se non c'è generosità anche da parte di chi comunque deve fare questa professione come un dato di missione, il problema si ritorce contro di noi, perché non è possibile che i problemi siano solo i 33 milioni, 14 milioni, i problemi sono le 9-10 ore di attesa dinanzi al pronto soccorso. Solo quando alle 14 cambia il turno di lavoro e rimangono in stand-by almeno altre 2 ore, chi deve prendere il carico di lavoro rispetto agli utenti? Sono 4 ambulanze, di cui 2 devono essere sottoposte a revisioni, che sono ferme. 5 ore è rimasto un signore deceduto, fermo su un'ambulanza, perché non si sapeva chi doveva decidere sull'esito del passaggio dalla terra al cielo. Sono questi, no? Se noi non ci abituiamo a sintetizzare i problemi e a non attendere che ci siano portavoce, perché vi posso assicurare che c'è una politica incapace che favorisce una sanità rapace, una sanità privata rapace. Allora noi su questi temi dobbiamo essere snelli. Va bene l'incontro con la Difuria, ma prima dell'incontro con la Difuria vi dico a voi quattro, a tutti noi, di partecipare e chiedere un incontro con il direttore sanitario, il dottore D'Ascoli, per sapere se da questi primi indizi lui potrebbe favorire una proposta di soluzione sulla mancata o disastrosa situazione del centro di prenotazione del CUP, il pagamento del ticket che in assenza di personale viene maggiorato di 2 euro per le commissioni e in un
servizio privato, noi su queste cose dobbiamo avere un'ampiezza a 360 gradi di valutazione. Quindi io vi ringrazio perché sono l'ultimo della fila, a proposito dell'ultimo della fila, guardate che ieri, oggi non l'hanno ripreso in molti quotidiani, c'è stata un'iniziativa, non ricordo se a Parmi o in qualche centro di Cipriori, che ha proposto e ha istituito in modo solidale e quasi spinto dal volontariato, i primi saranno gli ultimi della fila, con il coinvolgimento di medici per snellire queste liste d'attesa, di medici che prestano volontariamente per la loro attività al servizio della collettività. Quindi è un raccordo tra noi e il mondo con i camici bianchi che deve servire a svenire, a distruggere quel mondo di colletti bianchi che ha distrutto, annichilito e mortificato medici e utenze. Questa è la chiave, per il mio modesto modo di intendere, delle cose risolutive di intervento. Noi dobbiamo parlare con la Di Furia, che va bene, con Dascoli prima, ma raggiungere il dottore Occhiuto, il presidente Occhiuto, perché se i nostri consiglieri regionali, i nostri sindaci, sono solo servizievoli domestici, questo noi non deve servirci a avere un alibi e favorire quello che è il fenomeno di indignazione collettiva. Riprendiamo la nostra sfera di autonomia, la nostra capacità organizzativa e andiamo avanti. Grazie. Grazie, avvocato. Rispetto a tutto, no? Anche se io vorrei fare una questione di replica, è chiaro che se da Monastarace a Palizzi tutto converge sull'ospedale di Locri, cioè là si crea un tappo, no? Quella battaglia per avere la struttura di Siderno funzionante, la Cassa di Comunità a Caulonia e gli ambulatori distribuiti nel territorio servono per alleggerire, ma già era stato spiegato bene questo passaggio. Poi sui piccoli questioni, sulle piccole questioni particolari già abbiamo fatto gli incontri specifici in merito, dove le promesse arrivano ma i fatti non ci sono, e con Occhiuto ci siamo visti una settimana fa, 10 giorni fa, abbiamo parlato di queste cose, e quando io ho detto che è arrivato e ci ha disarmato perché era disarmato lui, dicendo che loro emanano documenti di DCA che sono anche raccolti dalle sollecitazioni delle, ma poi trasferendoli in periferia, nei distretti, nelle ASL provinciali, queste, diciamo, indicazioni, questi indirizzi non vengono accolti e non vedono risultati. Ecco, c'è un cane che si morde la coda. Comunque, andiamo avanti nella discussione, in ogni caso sono delle proposte che bisognerà tenere ben presenti e considerare di quale sia la via migliore per cominciare a ottenere anche piccoli progressi. Anna Romeo. La diagnosi è stata fatta, è inutile ripetere quello che altri prima di me hanno detto egregiamente. Due sono i rilievi. Innanzitutto il problema dell'organico nella sanità è un problema che riguarda tutta Italia, purtroppo. E questo è un dato. Nelle grandi città addirittura i medici stanno facendo i turni di 24 ore, cioè significa che entrano la mattina alle 8 ed escono il giorno dopo alle 8 con tutti i rischi che ciò comporta. Quindi il problema dell'organico secondo me non deve essere posto come problema prioritario, perché ci potrebbero rispondere questo e potrebbero, diciamo, essere anche legittimati a farlo. Da noi però c'è un fatto più grave, perché da noi purtroppo andiamo sempre oltre. Che cosa è successo? Quando Occhiuto ha avuto l'incarico di commissario per il quale si è tanto impegnato ed impuntato ed ha ottenuto ciò che voleva, dopo un paio di mesi ha fatto un bando di interesse rivolto ai giovani medici calabresi che stanno fuori, per sapere, per avere idea e contezza di quanti medici sarebbero disposti a ritornare da noi. Ebbene, a questo bando di interesse che è stato fatto nel mese di agosto, hanno risposto più di 400 giovani medici calabresi, nostri figli, al di sotto dei 35 anni. Più di 400. Ciò che cosa significa? Significa che
un presidente oculato ed una politica che sa fare politica e rappresentanti che sanno fare i rappresentanti, il giorno dopo avrebbero dovuto bandire il concorso, i vari concorsi nei vari settori. Se io ho 450 ragazzi al di sotto dei 35 anni, calabresi che vogliono tornare a casa e che si dicono disposti a tornare a casa, ma che cosa aspetto per fare i concorsi? Che cosa sto aspettando? E invece ad oggi questi concorsi non sono stati banditi. Questo è un fatto di una gravità enorme, perché questi ragazzi tornerebbero a casa e tornerebbero a portare il loro sapere, il loro know-how, quello che oggi si chiama know-how con questo termine inglese, freschissimi di studi, di specializzazione, di borse di studi, di viaggi premio e compagnia cantando, e invece no, stiamo a guardare, stiamo ad aspettare non so che cosa. Questa è una politica che non va, cioè noi cittadini abbiamo tutti, diciamo, dobbiamo avere la coscienza e l'impegno a fare la nostra parte, però la politica deve fare la sua. La politica deve fare la sua, noi dobbiamo chiedere ai nostri politici di fare la loro parte e di lavorare, perché se li votiamo e se sono i nostri rappresentanti devono fare questo. E allora che cosa propongo? Subito, propongo immediatamente. La mia proposta è questa, quella di andare ad un incontro con il presidente Occhiuto, con il rappresentante dei sindaci della Locri, del presidente, chi vorrà ovviamente, se fossero tutti i sindaci sarebbe meglio, con tutte le associazioni, riempiendo i pullman. Noi dobbiamo iniziare a fare chiasso, dobbiamo iniziare a farci sentire, devono sentire il fiato sul collo, perché se si va in tre, in quattro, in cinque alle riunioni, si è deboli. Perché fanno la riunione, ci fanno, è come se ci facessero una cortesia, il favore. Noi siamo andati a tante riunioni, abbiamo partecipato a tante riunioni, peraltro vi dirò di più, riunioni combinate, perché c'è sempre il rappresentante servile, il sindaco chi per lui, che prepara la riunione e che dice guarda che c'è Sasa Albanese che ho rompiscatolo, allora guardati da Sasa Albanese, oppure c'è Franco Martino, oppure c'è Anna Romeo. Ci è capitato, no? Siamo andati alla riunione in regione per l'ambiente, appena siamo arrivati abbiamo capito come era stata organizzata la riunione, ma noi non ci siamo spaventati, siamo andati avanti e abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Adesso dobbiamo fare alla stessa maniera. Noi dobbiamo andare in regione insieme ai nostri rappresentanti politici. Ci devono venire, hanno il dovere di essere presenti e di battersi per noi. E noi dobbiamo supportarli, noi stiamo fuori. Dobbiamo riempire non tre pullman vino, dobbiamo riempire 30 pullman. I sindaci si devono fare carico di riempire un pullman per comune, perché sarebbero 42. Perché? Ma lo sapete che ci sono tutto quel turismo sulla terza età che era partito anche grazie a Diano che aveva scommesso tanto su questo, adesso non c'è più. E sapete perché non c'è? Perché gli anziani non vengono, perché non c'è la sanità, hanno paura. E lo dicono noi non veniamo, perché se ci ammaliamo, se ci prende qualcosa, dove andiamo? E non vengono più. Quindi noi siamo sempre più chiusi, sempre più marginali, sempre più stretti in un angolo. Perché? Perché i nostri rappresentanti che votiamo non sanno fare politica e non ci difendono. E allora per favore chiediamo questo e chiediamolo con forza, non facciamo più riunioni, perché non dobbiamo ripetere sempre le stesse cose, ormai lo sappiamo. Andiamo lì, riempiamo i pullman, la prossima riunione sarà una, secondo me, questa è la mia proposta. Ah, un'altra cosa. Chiediamo ai medici, agli infermieri, a tutto il comparto sanità di essere presenti, perché qua non è un problema soltanto nostro, è un problema anche loro. L'ultima volta che io sono andata
all'ospedale di Locri, poi ho ringraziato alla fine il medico del pronto soccorso, perché io sono stata dalle 8 di mattina alle 20 di sera e quel medico è stato dalle 8 di mattina alle 20 di sera con un solo infermiere a gestire l'impossibile. Ma non ci vuole niente che ti scappa un problema serio in queste condizioni. Quindi il problema è anche dei medici, anche degli infermieri, anche di tutti gli operatori sanitari. Allora noi fissiamo un'altra riunione, coinvolgendo nella stessa riunione tutti i 42 sindaci, il comitato dei sindaci, tutte le associazioni del territorio, senza fare manifestazioni in piazza, non vale la pena più, dobbiamo andare lì e stare con il fiato sul collo e dirgli che fin quando non prendono provvedimenti seri e definitivi, risolutivi sulla sanità della Lotrive, noi non ci muoveremo, altrimenti queste riunioni, scusatemi, sono inutili, ma inutili perché, Franco? Non perché non è vero che non facciamo passi avanti, li facciamo i passi avanti. Ma se andiamo da Scaffidi e Scaffidi ci dice, vedete che a luglio mi pare che era, a luglio partiva il progetto esecutivo, l'avete visto voi? Non abbiamo visto niente. Allora come si permettono di prenderci in giro? Chi sono loro per prenderci in giro? E allora smettiamola, cerchiamo di farci forza e di tirarci i nostri diritti, perché il diritto alla salute è un diritto sacrosanto. Grazie Anna. Io sarei per organizzare 3.000 pullman a Catanzaro, poi vorrei vedere da dove vengono quelli che li riempiono, visto che in questa situazione di anni non abbiamo visto sindaci, non abbiamo visto cittadini, non abbiamo visto di niente. Però se riusciamo a farlo, facciamo la rivoluzione. Ci vogliono i rivoluzionari, però. C'è qualcuno? C'era Silvana Leonardo che sta lavorando insieme a un altro gruppo e là forse qualche risultato l'hanno ottenuto sul campo dei consultori, che sono... Buongiorno a tutti, chiedo scusa, io vi rubo solo un attimo. Io sono qua in quanto partecipo ad un movimento, riprendiamoci consultori. Quindi a questa discussione io aggiungo una ciliegina sulla torta, perché è un altro aspetto della nostra sanità. Mi pare che quando si parli di sanità c'è così tanto da dire, soprattutto sui disservizi, che è inutile dilungarsi. Noi come movimento della Locride, tra le altre cose partito da poco, da un anno e mezzo quasi, abbiamo già raggiunto qualche piccolo risultato utilizzando una tecnica che è stata quella del tartassamento degli organi predisposti e utilizzando al massimo la stampa, incontrando scrittori, giornalisti, incontrando di tutto e pubblicizzando tutto quello che si faceva. Abbiamo fatto un piccolo tour sulla Locride, perché questo è un movimento che riguarda tutta Italia. Riprendiamoci consultori sono dei movimenti volontari che si occupano proprio di questo aspetto. Nella Locride abbiamo fatto così, abbiamo iniziato a girare per vedere la situazione strutturale, murale proprio, dei consultori, facendo foto e mandandoli a giornali. Cioè noi abbiamo visto cose improbabili, tipo le condizioni in cui era il consultorio di Spiro, che è stato chiuso, e un mese fa è stato aperto il nuovo consultorio a Bilongi, che copre tutta l'area dello Spiraro. Quindi è un ottimo risultato. Chiaramente non ci fermiamo qua, perché il problema principale dei consultori è quello che sono stati completamente svuotate di quelle che erano le professionalità necessarie.
ed è un presidio molto importante sul territorio, perché è un presidio gratuito, di prossimità, e l'hanno accesso tutti. In un momento come questo, soprattutto, visto che ci dovrebbe essere la figura dello psicologo, della sociologa, dello strega, del ginecologo, dell'assistente sociale. Noi assistiamo, come in quasi tutto quello che riguarda la sanità, al solito discorso di chi va in pensione e non viene reintegrato, non viene rinnovato la figura. A Siderno c'era un consultorio abbastanza funzionale, ma andate in pensione le persone, tipo prima avevamo Daniela Piano, in pensione non mi risulta che sia stata sostituita. Ad oggi a Siderno c'è una sola figura, e a volte c'è e a volte no. E spesso gli utenti si ritrovano convocati da Palmi per effettuare vari servizi davanti a delle porte chiuse, e facendo innumerevoli numeri di telefono nessuno risponde. Quindi la nostra battaglia è in questo senso. Qua esprimo la nostra vicinanza a tutti i comitati che si battono per ripristinare quello che è un diritto, cioè sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista degli utenti, sia dal punto di vista di chi lavora nel settore, cioè che hanno il diritto di lavorare in tranquillità. E noi abbiamo diritto, come utenti, di avere delle risposte. Quindi noi, come riprendiamoci consultori della LOPED, siamo vicini a qualsiasi tipo di lotta si possa mettere in campo per far smuovere un pochettino le cose. Grazie. Grazie Silvana. Sempre dentro, non per vicino. È un tema dentro. Damocle al girotto. Se c'è qualcuno che vuole parlare, lo dica. Mi interessa, quindi io mi metto con te. La porta bandiera. Grazie. Vincio se c'è la banca copia. Vincio se c'è la banca copia. Dunque, vorrei fare un po' delle prospettive per il fatto che come si trova la sanità. Allora, io vorrei parlare fin dalla morte di Berlinguer, quello che è successo, poi vediamo le proposte. Che cosa è successo? Si è privatizzato tutto, dalla sanità alle scuole, ai rifiuti, alle strade, alle poste, cioè praticamente dopo la morte di Berlinguer si è provveduto a privatizzare tutto. Quindi noi comunisti, da come la pensiamo e l'abbiamo sempre pensato, i nostri problemi sono il lavoro, la sanità, eccetera, cioè bisogna ritornare alle statalizzazioni. Cioè la sanità non può, deve essere, diceva qualche amico mio, pure scippata dalle mani della regione. Per far questo occorre, e quindi condivido questa mattina diciamo, l'intervento di Anna Romeo, perché veramente ha toccato quello che è giusto fare, cioè i punti dolenti che sono, è la politica che deve provvedere a cambiare le cose. Guardate, a me, io sono anziano, quindi quello che sto passando in questi giorni per delle visite, per le analisi addirittura, vado in laboratorio, no, qui si paga, ma io ho diritto, no, no, qui non... E allora dico, come vado all'Ocri? Andando all'Ocri non vi dico, no, quindi code, centinaia di persone che aspettano una giornata per poter fare un prelievo, e altre cose poi, per andare alle visite mediche a 6 mesi, a 7 mesi. Non vi dico cosa è successo un giorno, perché ero un certificato, ma da Siderno agli uffici adatti, che dovevano, dice no, non c'è il personale, dovete venire questo mercoledì o lunedì, dice no, dovete venire fine settimana.
Ecco, queste, gli anziani da queste cose traggono poi i problemi che ci sono. Quindi nessuno sconto a nessuno, anzi vi dirò, a me fanno pena quelli del pronto soccorso di Lopri, perché lavorano in trincea, sono sempre loro, prendono le, insomma, botte, le botte, le conseguenze del popolo che... Poi la politica, dicevamo prima, noi abbiamo adesso, caro Sasà, alla regione un assessore che conosce bene i problemi della Lopri, anzi che è stato nelle nostre manifestazioni, è vero, sei stato vicino a noi, ci ha aiutato. Bene, questo assessore può benissimo alla regione spingere per ottenere almeno qualcosa. Come mai? Certo, è presto per avere diciamo risultati, però io sono d'accordo con Anna, cioè facciamo per quello che riusciamo, andare alla regione, pestare i piedi per terra, e una volta qualche assessore si sarebbe, diciamo, o consigliere regionale, si sarebbero legati davanti alla regione o al Parlamento per ottenere qualcosa. Quindi il problema è politico anche, e soprattutto noi altri non possiamo altro che, vedete, noi abbiamo fatto dei presidi all'ospedale di Locri, abbiamo fatto un convegno che forse poco si ricorda sulla sanità, dove come motto, e lo riparò, diceva: sanità della Locri, un malato da curare, perché qua oltre a essere gli anziani bisogna curare la sanità della Locri, non ci sono altri altre cose da fare. Quindi per quanto riguarda almeno noi, i nostri compagni, che di questa cosa insomma, che non può non essere nei primi problemi del paese, noi saremo presenti con le nostre bandiere, attenzione, perché noi quando andiamo in una manifestazione andiamo con la nostra storia, andiamo con il passato perché ci ricorda, e oggi lo accennava anche Sasà, si devono trovare anche le persone disposte a ribellarsi, e questo da noi sta diventando un vero problema. I giovani partono, i giovani non sono più disposti a lottare, anzi i nostri nipoti ci accusano, se siamo in questo problema. Il problema è dovuto a voi altri, no? Che avete, quindi quella storia che io dicevo prima occorre fare. Quindi scippare la sanità regionale dalle mani della regione, e su questo problema occorre lottare politicamente. Grazie. Spegni. Grazie Lambo. C'era l'avvocato Macri e poi la dottoressa Carini. Sono due minuti per intanto correggere la Mammoliti, lui ha detto di essere probabilmente devi accenderlo, premi probabilmente forse cioè, sono l'ultimo a sapere, ma no, probabilmente il penultimo, che l'ultimo sono poi io non ho grande preparazione intorno ai temi che sono stati discussi. Ho capito, ho compreso molto bene, abbiamo organizzato l'anno scorso con tutti voi quella bella manifestazione il 13 novembre che è riuscita, abbiamo riempito il cinema nuovo di Siderno. Intervengo per sottolineare un tema che è rimasto ancora sotto traccia, forse Anna Romeo ha cominciato ad evidenziarlo un pochino meglio. Dagli interventi che ho ascoltato il problema è chiarissimo, non ho ascoltato Sasà Albanese, Franco Mammì, poi tutti gli altri, sono stati indicati i problemi strutturali
sono state anche indicate delle prospettive, quindi siamo ad un buon livello di preparazione. Io intervengo, chiedo scusa, non era mia intenzione intervenire, è un tema che, ripeto, conosco pochissimo. Dobbiamo organizzare meglio la protesta. Siamo di fronte ad un grande fenomeno nuovo, lo stiamo vedendo, un problema come la sanità che interessa ogni famiglia. In qualsiasi momento può accadere qualcosa, è accaduto qualcosa la settimana scorsa. Quindi dovrebbe esserci il massimo della tensione sociale e quindi la politica dovrebbe essere qui, schierata con noi. 30 anni fa una discussione di questo tipo avrebbe visto segretari di partito, consigliere regionale, qui non c'è nessuno. C'è la cittadinanza, io non faccio accuse, siamo dentro anche noi il sistema politico, è cambiata la società politica, è cambiata la società in se stessa. C'è la cittadinanza attiva. Prima era una prospettiva di alcune avanguardie, oggi sta diventando una necessità. Alcuni l'hanno vista, penso a Giovanni Moro per esempio, no? Che da 30 anni si occupa di questo tipo di attività e di intervento nel pubblico attraverso, oppure penso alle tante associazioni che hanno fatto cose straordinarie in tutti i campi. Quindi bisogna organizzarsi. La cittadinanza attiva deve trovare il sistema per portare avanti un problema enorme come quello che noi viviamo sulla nostra pelle. La sanità non è possibile che non abbia uno sbocco forte, che non abbia voce forte, a cominciare dalla nostra stampa. Se ne sono andati, penso, sì, no, perché volevo farci qualcosa. Forse mi attirerò qualche loro rimostranza, però non è possibile che le inchieste debbano, il giornalismo d'inchiesta debba farlo solamente Rai 3 o qualche altra trasmissione. Comincia la stampa ad andare nei reparti, ad annotare le cose che non vanno e a portarle meglio, più chiaramente alla luce e renderle pubbliche, perché questo è necessario. I rappresentanti politici li dobbiamo incontrare, perché si devono assumere le loro responsabilità. Io propongo, questa è la prima proposta che faccio, io propongo, invitiamo tutti i consiglieri regionali, la deputazione, i senatori, i deputati, i rappresentanti dei sindaci, non vale la pena che vengano tutti, quelli che ci sono adesso, i facenti funzioni, diciamo così, li chiamiamo e diciamo questi sono i problemi, parleranno uno o due di noi che conoscono bene le questioni, queste, che cosa avete intenzione di fare, che cosa pensate, voi che fate questo mestiere dalla mattina alle 6 a mezzanotte, noi siamo dei volontari, facciamo altro durante la giornata. Poi andrei nei territori, avete lamentato la scarsa partecipazione. La scarsa partecipazione avviene quando forse un problema non è stato evidenziato. Andiamo, non dico in tutti i comuni con dei consigli comunali aperti, non dico in tutti i comuni, ma scegliamo delle zone, si va a Caunoria per quella zona lì, si parla con 3-4 sindaci, sì, si organizza un consiglio comunale aperto e i nostri rappresentanti spiegano ai cittadini le cose che sanno i cittadini, ma che non sanno in modo organico, sistematico, organizzato. Si va a Bovalino e si chiamano i sindaci di quella zona, si viene qui con i comuni centrali, Roccella, Siderno, Locri, con i consiglieri, con tutta la stampa che fa un po' da cassa di risonanza, prima e dopo, dopodiché si vedrà che cosa accade. Si vada pure da Occhiuto, ma credo che siate già andati, non so cosa potrà dire. Non lo so, bisogna portare in emergenza in modo più sistematico, più organizzato il problema. Deve diventare quello che è. E noi non dobbiamo inventare nulla, il problema purtroppo esiste, c'è, lo viviamo drammaticamente. Se non si tocca
la sollecitazione popolare sulla sanità, ma su che cosa la vogliamo coinvolgere? Su che cosa? Perché questo tocca ognuno di noi. La settimana scorsa io ho fatto la mia fila per un familiare, quindi ho visto dentro l'ospedale. A me è andata benissimo, devo dire che sono rimasto soddisfatto. Però ho visto una serie di carenze, ho intravisto, ho percepito insufficientemente alcune carenze sulle quali si può intervenire. Quindi il mio intervento è per dare stabilità alla cittadinanza attiva, organizzazione alla cittadinanza attiva, uso una parola, metodo alla cittadinanza attiva, perché abbiamo, non c'è più la società che conoscevamo il tempo che noi più anziani abbiamo vissuto e praticato, oggi bisogna inventare qualcosa di nuovo, capire che siamo di fronte ad un fenomeno nuovo e attrezzarlo, approfittando di questo tema, brutta parola, approfittare, di questo tema che è un tema assolutamente drammatico, ma non solo questo. Abbiamo parlato con Mario Iano l'altra sera, ieri sera credo che si sia parlato di una manifestazione a Mestaraci, ma il Sole 24 ore, 4 giorni fa, ha pubblicato i dati Istat sulla Mezzogiorno d'Italia, drammatici per la Calabria. Io mi attendevo il giorno dopo una serie di reazioni da parte della politica, della stampa, delle istituzioni, zero. Ed erano dati e sono dati assolutamente drammatici. Grazie. Grazie avvocato. Io ero affascinato l'idea di fare un mese di mobilitazione permanente sui territori, invitando anche i sindaci a localizzare. Avevi parlato con Mario? Fare un ragionamento. Avevi parlato con Mario? La dottoressa di queste riunioni? No, no, no. No, era una delle proposte che arrivava e già era già prevista. Buongiorno a tutti, sono Ersilia e sono la rappresentanza della, sono volontaria e rappresento l'associazione AVO. L'associazione AVO che è presente da circa 20 anni, 22 anni nelle strutture ospedaliere. Devo dire con grande rammarico e tristezza abbiamo assistito alla chiusura dell'ospedale di Siderno, un ospedale funzionale al 1000 per 1000, con tantissime, con grande professionalità, con sia personale medico che paramedico, volontari e soprattutto ricco di umanità. E stiamo assistendo, ahimè, al dramma della sanità calabrese. Purtroppo, ecco, tengo anche a precisare che in questo momento noi operavamo, devo precisare, perché da 3 anni, dopo il Covid, un po' tutto il volontariato è stato allontanato dall'ospedale. Capisco il primo anno, i primi 2 anni, non riesco a capire adesso, quando in questo momento particolarmente di carenza dei medici e del personale paramedico, il volontariato ha sempre supportato, ognuno proprio nei propri ruoli, ha supportato il personale ed è stato sempre vicino agli ammalati. Io non vi voglio dilungare, però sono state già tante dette tante cose. Volevo solo dire che se oggi è una certezza, non è un mio modo di pensare, se oggi non ci sono presenti i cittadini, secondo ho certezza che i cittadini sono delusi. I cittadini, questo non è un giustificare, dottoressa Murtari, no, perché lei aveva toccato l'argomento, però i cittadini sono stanchi di essere presi in giro. E glielo dico sa perché? Perché noi in questi 20 anni abbiamo fatto manifestazioni, anche con l'ex sindaco calabrese, oggi assessore. Speriamo che non si dimentichi, in questo momento non dimentichi le manifestazioni che anche lui, tutti assieme all'associazione, abbiamo fatto per l'ospedale di Locri, per mantenere l'ospedale di Locri. E quindi i cittadini sono delusi di essere presi in giro, siamo delusi di dover
di dover andare negli ospedali e sentirci dire non funziona questo strumento, si deve recare dal privato. Oddio, nulla contro il privato, però come diceva Bruna Filippone, i cittadini devono poter scegliere se andare nel privato oppure nel pubblico. Ecco, siamo qui oggi proprio per cercare di tenerci di buono quello che abbiamo e di migliorarlo. E per fare ciò dobbiamo essere uniti. Ripartiamo da qui. Concordo con l'intervento dell'avvocato Romeo e dell'avvocato Macri. Dobbiamo insieme lavorare, insieme programmare per poter veramente cercare di migliorare questa sanità di cui tutti abbiamo bisogno, di cui non c'è ceto sociale, purtroppo, magari fosse così, e che con la speranza veramente di poter ottenere qualcosa di positivo. Grazie. Solo una piccola cosa per sottolinearla, perché quando si dice che i cittadini sono rassegnati, delusi, non credono più a niente, non è che finisce qua la storia, c'è sempre uno scivolamento più giù. E diceva bene Franco, questa cosa ancora sta passando in sordina. Il rischio è che oggi arriviamo in un ospedale con servizi scadenti o insufficienti, ma che arriveremo all'assicurazione, che chi l'avrà potrà accedere, chi non l'avrà neanche entrerà in una struttura sanitaria. E l'obiettivo da molti anni si cammina in quella direzione, per cui se i cittadini capiscono il rischio che hanno davanti, forse per almeno anche il medico di base, il medico di famiglia, con quel sistema, e siamo di fronte a qualcosa di ancora peggio. Ecco. E per le conclusioni passo la parola a Mario Iano. Velocemente, visto che quello Alessandra, c'è Michele, dice che alle 12:30 ci chiude qua. Quindi volevo solamente fare una precisazione, intanto ringraziare tutti i presenti, gli amici presenti, e la precisazione è questa, vedete, noi siamo come Corsa, come per la prima volta la nostra organizzazione Corsa, come che il coordinamento delle organizzazioni sociali, culturali, economiche del territorio, ci stiamo interessando di diverse problematiche. Quindi, gli esponenti che hanno parlato sono qui in questo corso come, quindi ci stiamo interessando di diverse problematiche del territorio, perché vedete, c'è un fatto grave, ci sono tante cose, tanti lavori, tante opere che sono iniziate, però sono ferme, hanno dei ritardi incredibili. Voi pensate alla diga sull'Orto, 7 anni e non si ripara. Abbiamo qui questa pista ciclabile che si poteva essere già fatta e non è fatta, tra poco dovrebbero entrare in funzione i nuovi treni, quindi i treni blu che sarebbero un cambiamento, un tono particolare al nostro territorio. Quindi noi stiamo lavorando su queste problematiche. E volevo ringraziare, vedete, i due comitati, questo di Siderno, dove Salvatore, Franco e tanti altri che da mesi si danno da fare per questo problema della salute. C'è la nostra Bruna Filippone che è la passionaria, noi la chiamiamo la passionaria per l'impegno, la costanza che c'ha questa ragazza, questa signora. E come forse, come di recente, vedete, questo volevo puntualizzare, quando abbiamo visto la costanza di questi due club, di questi due comitati, onestamente ci siamo riuniti come forse, come abbiamo sentito il dovere di affiancarci, perché Anna, vedi, dice facile, chiediamo come, 2 come, 3 come, ma vai a mettere insieme questa gente, ci chiediamo come si crea, come si fanno i gruppi. Vedete, chi è responsabile di un'associazione, dell'associazione, deve interrogarsi, deve avere la capacità di aggregare. Non dobbiamo abituarci ad aggregare, ci sono tante associazioni che danno, sono 2 o 3 rappresentanti, ma bisogna dialogare, quindi senza dubbi uno vorremmo andare da occhio, ma insieme in due punti, insomma. E quindi
volevo dire questo, che da parte nostra fino adesso ci siamo interessati di tante problematiche, però come stanno le cose sulla sanità convergeremo, vi saremo vicini e usufruiamo delle competenze che ci sono, voi vedete ci sono competenze e capacità in giro, si tratta solamente di mettere insieme, parlare come diceva qualcuno, una voce unica per essere sentiti, per essere presa in considerazione. Come diceva Silvia, partiamo da qua, con un nuovo entusiasmo, senza dubbio è difficile, ma non è impossibile cercare di migliorare il nostro territorio. Vi ringraziamo. Scusa Mario. Mario, ti ricordi le proposte che avevamo parlato? No, ti sei dimenticato. Le proposte che avevamo ragionato. Le dico io, no? Le ho fatte. No, scusate, la proposta che aveva fatto Franco Magri va benissimo. L'altra cosa, vorremmo coinvolgere i negozianti per iniziative di mobilitazione. Quindi la proposta fatta dall'avvocato Magri è accolta. Benissimo, quella di riunire in alcune zone i sindaci. Lavoreremo. Ok, no, lavoreremo. Era questo per dire che va bene. Sì, no, era solo per dire che va bene.